Ciao a tutti! Oggi sono venuto insieme a Daniele sul lago di Viverone in Piemonte e faremo il giro assieme, io in kayak e lui in bici, e vi faremo vedere tutto il lago. Oh yeah! Ecco Daniele che mi ha dato una mano a montare il kayak, è già in acqua e adesso partirò per il giro di questo lago, io in kayak, e lui invece farà il giro in bicicletta e ci troveremo dall'altra parte del lago dove ci sono delle palafitte. Oh yeah! Vabbè ragazzi! Ciao! Buona pedalata! Il lago di Viverone si trova tra le province di Torino e Biella. Ha una lunghezza di 3.470 metri e è largo 2.550 metri per un perimetro di 13 km, che però non è tutto navigabile a causa della crescita di tante alghe. Ed ecco Daniele che sta cominciando il giro in bici. E io lo seguo, oh yeah! Ed eccomi arrivato sul lungo lago di Viverone, perché prima da dove siamo partiti era il parco dopo il lungo lago. Quel parco lì in fondo, molto bello, che costeggia tutto il lago. E qui sul lungo lago è pieno di locali, ristoranti, bar, dove mangiare, dove riposarsi. Addirittura questo costruito su una palafitta. Bello. Qui ci troviamo nella parte più frequentata del lago. Siamo sul lungo lago di Viverone e ci sono diverse gelaterie, hotel, ristoranti. E in alcuni giorni organizzano anche serate di ballo. Marco arriverà da lì, non so tra quanto. Appena finita Viverone c'è un pezzo di natura, boschi, che bello, però c'è anche il problema che nell'acqua ci sono tantissime piante acquatiche e bisogna navigare al largo, ne ho prese tante, sono rimasto anche impigliato, a un certo punto stavo facendo anche fatica, sono rimasto impigliato e è pericoloso perché restare impigliato qui in mezzo non è divertente. Come vedete ce ne sono tante che affiorano dal fondo, vengono su. E poi hanno cominciato a girare aerei e barche e motoscafi che fanno sci nautico. E quindi un po' di pace se n'è andata. Peccato. Però il posto è lo stesso molto bello. Per continuare il giro del lago ho dovuto allontanarmi un po' dal lago e sono passato dal centro del comune di Viverone. Adesso sto proseguendo su questo percorso, sono sulla via Francigena. Ho anche incontrato una pellegrina che stava facendo il viaggio e diciamo qua c'è molta pace, ci sono molte aziende vinicole nella zona, come potete vedere dalle vigne. Veramente bello. Ecco la via Francigena che passa proprio da qua dove sono adesso, è un percorso storico che nasce nel Medioevo,
nell'anno 1000 dunque, e in pratica era una specie di autostrada del Medioevo su cui viaggiavano vescovi, mercanti, eserciti, e passavano da questa strada arrivando fino a Roma e alcuni anche proseguendo. Ecco, come potete vedere qui, a metà strada fra Azeglio e Anzasco, addirittura non ci si può avvicinare alla costa perché è tutto ricoperto da uno strato di piante acquatiche. Non si può attraversare. Peccato. Bisogna passare proprio al largo. Due cigni vengono a tenermi compagnia. Che belli. Ecco, hanno visto che non gli faccio niente, non sono pericoloso, e se ne vanno. Mi sono sganciato da poco dalla via Francigena. Quello che si vede là in fondo, quel campanile, è il campanile di Azeglio. Adesso andrò in quella direzione, riconnettendomi al lago. E così andrò verso Marco. E finalmente sono arrivato al porto di Anzasco, che è questo qua, dove ci sono tra gli insediamenti più vecchi di tutto il lago. Perché i primi insediamenti del lago di Viverone risalgono a circa il 1500 a.C. ed erano costruiti da villaggi su palafitte situati nella parte sud-est, che era quella dove ero prima, e nella parte nord, che è qui dove siamo adesso. I primi ritrovamenti furono effettuati tra il 1965 e il 1976 da Guido Giolitto, che era ispettore onorario per l'archeologia subacquea. Le ricerche proseguirono durante gli anni 80 e 90. Nel 1996 fu individuato il primo villaggio a sud, a cui se ne aggiungono in seguito altri. E poi anche qui nella parte settentrionale sono stati trovati. Naturalmente, essendo di legno, oggi le palafitte non ci sono più e restano solo i pali che le sostenevano infissi nel fondo del lago, e per vederli bisogna andare sott'acqua, quindi purtroppo non li posso vedere. Però il lago è stato riconosciuto come sito di interesse comunitario nel 2005 e gli insediamenti delle palafitte sono entrati nell'elenco dei luoghi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2011. E, cosa stranissima, avvenimento, vedo lì un signore con un kayak uguale al mio. Però lo sta tenendo al sole, non vorrei che gli scoppiasse. Procedendo, ci sono queste distese di ninfee, ma queste sono tutte fiorite e sono davvero grandi. Fanno impressione. Sono bellissime. Sarà mezzo metro di fiore ogni fiore. Scusate se ballonzola tutto, ma come al solito devo zoomare da lontano perché non ci si può arrivare lì. Però sono stupende e sono immense. È tutta una distesa, ce n'è un'altra prima, un'altra qua. Spettacolo. E dietro la distesa c'è un campeggio. La parte a ovest del lago è la più bella perché è tutta immersa nella natura, non ci sono case, non ci sono città, non c'è niente. E l'acqua è bella pulita. Sebbene questo lago abbia avuto problemi di inquinamento anni fa, ma adesso è pulitissima. Almeno a vederla, poi andrebbe analizzata. Comunque sulla sponda ovest, che è questa qua, ci sono delle palafitte
più avanti, che sono ricostruzioni di quelle preistoriche, pensate come punto di sosta per i viandanti che percorrono la via Francigena, di cui un sentiero passa proprio di qui. E lì, poco più avanti, c'è anche un punto, una casetta per birdwatching. E adesso mi fermo. Qui sul lago di Viverone, non lontano dal villaggio Pallafitticolo, si trova questa torre di osservazione di uccelli. In quanto in questo lago una particolarità è che è abitato da molte specie diverse di uccelli, quindi viene monitorato anche grazie a questa torre di osservazione. In lontananza vedo qualcosa, mi chiedo se sia Marco. Ecco la casetta per il birdwatching, molto bella, in mezzo al bosco. E adesso procedo avanti e più avanti dovrei trovare appunto le ricostruzioni delle palafitte, dove c'è Daniele che dovrebbe essere già arrivato, perché in bici fa più in fretta, e mi dovrebbe stare aspettando. Adesso ci arrivo, oh yeah! Siamo arrivati alle palafitte di Viverone sulla sponda ovest del lago. Le strutture visibili sono una ricostruzione di un antico villaggio palafitticolo. Il sito originale è costituito da oltre 5.000 pali sommersi che sorreggevano le strutture di un grande villaggio circolare, di circa 70 metri di diametro. Questo villaggio è un esempio di struttura abitativa risalente al 1650 a.C. Le capanne, le staccionate, i sentieri erano in legno. All'interno del villaggio si trovavano abitazioni e recinti per gli animali. Durante la campagna di ricerca è stata ritrovata una grande quantità di reperti come spade, asce e anche ornamenti femminili. Altre persone in kayak. Mi sa che prima o poi comincio anch'io. Thank you.
Mi chiedo dove sia Marco. Beh, aspettiamo. Fa abbastanza caldo oggi. Quello lì in fondo è il porto di Anzasco. E questa è una baia piccolina, da dove lì in fondo esce l'unico emissario di tutto il lago, che è la Roggia Fola. Fola in piemontese vuol dire folle, esce da lì, quello che sto inquadrando. E folle è questo nome, si è meritato questo appellativo, questa roggia, perché la leggenda dice che periodicamente scorra al contrario, controcorrente, l'acqua. Invece poi degli accertamenti dell'ARPA hanno verificato che non è così, che scorre sempre nello stesso senso. Comunque il lago è alimentato da piccole sorgenti sotterranee e da pochi piccoli torrenti, e l'unico emissario è appunto questa roggia fola. In ogni caso il ricambio dell'acqua è estremamente lento, è stimato tra i 30 e i 35 anni, e appunto a causa di questo lentissimo ricambio il lago ha avuto seri problemi di eutrofizzazione, infatti è pieno di alghe, e di inquinamento. Però nel 2008 è ritornato balneabile grazie a interventi mirati. Purtroppo nel 2013 ci sono stati nuovi problemi con l'inquinamento, e per risolvere il problema è in corso una bonifica che comprende il rifacimento dei canali scolmatori che circondano il lago. Comunque, nonostante i problemi, il lago è lo stesso abitato da tantissimi pesci, tantissime specie di pesci e tantissime specie di uccelli acquatici e migratori. E a parte quando passano gli aeroplani per aria o quelli che fanno sci nautico, per il resto c'è una pace, una tranquillità, soprattutto su questa sponda del lago. Che bello! Poco dopo questo promontorio dovrebbero esserci le palafitte dove Daniele mi sta aspettando. E adesso in pochi minuti ci dovrei arrivare. Oh yeah! Ecco Marco. Pensavo di averlo perso, che mi avesse sorpassato, invece eccolo qua. Ed ecco le palafitte con Daniele che mi sta già aspettando. E adesso ci arrivo, oh yeah! Dopo essermi attraccato, faccio un giro nelle palafitte, che, come ho detto, dovrebbero essere costruite su modello di quelle originali del 1500 a.C. e dovrebbero servire da riparo per i viandanti. Oh, ma che bello, ci sono anche tutte le istruzioni, le spiegazioni, flora, vegetazione, invertebrati, uccelli acquatici svernanti, interessante. Anfibi e uccelli nidificanti. E di qua? Oh. Origine ed evoluzione del lago e archeologia. Interessante. E in più, in caso di maltempo, un viandante, qualcuno che percorre la via Francigena, può anche fermarsi qui e ripararsi. Molto bello. In più ci sono anche quelle altre due. Lungo il percorso ci sono altri cartelli
che spiegano bene tutto. E qui ci sono le ultime due palafitte, che però sono proprio solo delle tettoie. Ah, non sono neanche tettoie queste, non sono palafitte, sono... cioè sì, sono tettoie, ma sono attracchi per le barche. Sono degli attracchi coperti. Bello, interessante. Mentre io mi sono fermato là. È la prima volta che vengo qui a Biella. Biella, provincia di Biella. Comunque, la prima volta che vengo su questo lago, è molto bello. Devo dire che è un peccato che ci siano così tante alghe. Si rischia davvero di restare impigliati andando in kayak, però devo dire anche che il lago è davvero bello, il paesaggio è molto bello, tutta natura, soprattutto da questa parte, nella parte occidentale del lago è tutta natura, non ci sono case vicini, si respira anche aria buona, cosa dire, oh yeah! Mentre stavamo chiacchierando, dopo aver visto le palafitte, abbiamo sentito un sibilo e la gomma posteriore della bici di Daniele si è sgonfiata da sola all'improvviso a tradimento, e quindi adesso è giunto il momento di cambiarla. Ho appena provato a gonfiarla, ma non si gonfia. Vuol dire che è proprio partita la gomma. Tra l'altro, neanche la ruota davanti, ma la ruota dietro, che è quella più fastidiosa da sostituire. Questi sono imprevisti che durante un viaggio possono sempre capitare. Durante un viaggio in bici, sempre le camere d'aria. Giusto. Immancabili. Giusto, perché senza quelle... sì... potresti mettere una toppa, però ci metti tutto il tempo a incollarla, devi avere la toppa, la colla, aspettare il tempo che si incolli e non ti passa più. Camera d'aria tutta la vita. Anche perché le toppe non si sa mai quanto tengono, sono sempre riparazioni di fortuna. In qualche occasione anche... qualche bomboletta di CO2 potrebbe essere utile, solo che questa volta non c'è. Esatto. E per fortuna che ci sono le palafitte che fanno ombra. Pure non si sentono rumori sibili adesso come prima. Però si sgonfia. Beh, si potrebbe mettere in acqua e vedere da dove esce l'aria. Ah, visto che di acqua siamo al lago, ce n'è quanta ne vogliamo. Non ho trovato il buco, ma un buco c'è, perché l'ho sentito. Allora, sostituzione. La cambiamo. Ed ecco finita la riparazione. A tempo di record. Adesso recuperiamo tutti i pezzi. E ripartiamo. Abbiamo un piccolo ritardo, ma... fa niente, 10 minuti. E poi, per stare in un ambiente così, in un posto così, anche se si fa un po' di ritardo, vale. Il posto vale, è bello, quindi per una volta il ritardo è benvenuto. Oh yeah! Ah, ecco il buco. Trovato? Sì. No, in realtà non l'avevo bucato, avevo pinzato. Ah, proprio, dire che sì. Era proprio messa male. Pinzato. Vabbè, e adesso ripartiremo. E dopo una breve pausa allungata dalla riparazione della bici, siamo pronti a ripartire. E via! Oh yeah! Grazie alla corrente a favore sono arrivato in pochissimo tempo, circa mezz'ora, al campeggio di Masseria Comuna, che è quel paese lì in fondo, che è frazione di Viverone. E adesso procedo, oh yeah! Ed eccomi arrivato a Masseria Comuna, che è...
la, come ho detto, frazione di Viverone, e sono tutte villettine così sul lago, che belle, piccoline, ognuna col suo giardino, il suo pontile, davvero molto bello. E in questa zona sono stati ritrovati i primi resti delle prime palafitte che sono state trovate. Purtroppo sono sommersi e con tutta la vegetazione che c'è vicino alla costa è anche impossibile vederli, è anche impossibile andare sotto in immersione, quindi restano lì sotto. Il rumore che sentite è un motoscafo che continua a fare sci nautico e fa anche tutte queste onde. Ma io sono più duro delle onde e non mi faccio ribaltare. Oh yeah! Ed eccomi in mezzo al lago. Che bello, se non fosse per i motoscafi che ogni tanto passano e fanno un po' di rumore, anche qui ci sarebbe una pace bellissima. Ma fa niente, è bello lo stesso. Soprattutto stando così, in mezzo al lago. Che bello, che pace. Che aria pulita. Ma ormai mi manca poco, perché quella lì è Viverone e lì dove c'è quella casetta è il barello dove c'è il pontile da dove sono partito, dove Daniele dovrebbe essere già arrivato e mi sta aspettando. E adesso ci arrivo, oh yeah! Ed eccomi ritornato a Viverone dal pontile da cui siamo partiti e lì c'è anche Daniele che mi sta aspettando. Oh yeah! E naturalmente anche Daniele si fa un giro in kayak, come minimo. Bene, avete visto che bello questo lago, il lago di Viverone? Quindi continuate a seguirmi e iscrivetevi al mio canale su YouTube Two Speed Music and Travis e iscrivetevi al mio gruppo su Facebook Urbex and Mystery e ci vediamo al prossimo viaggio. Oh yeah!